Ciao raga, e oggi siamo su Line of... non lo so, è qualcosa, perché il mio inglese, come sapete ragazzi, fa abbastanza schifo. Comunque lo trovate gratis su Steam, non è uscito da tantissimo, se non sbaglio 2016-2017 è stata la data di rilascio. Devo dire la verità ragazzi, è molto simile a Ghost in the Shield o a Skill. C'è una personalizzazione molto ampia sia del personaggio, come vedete qui davanti, sia appunto dell'arma stessa. Quindi troviamo intanto un server, ragazzi. Ok ragazzi, abbiamo trovato il server, stiamo entrando. Adesso vi farò vedere un po' le dinamiche appunto del gioco e spero che vi piaccia. Devo dire che non è un brutto gioco, ecco così. Sei il nuovo Room Master. Ok ragazzi, avviamo subito la partita. Siamo su Shadow, ho lasciato sempre quella la mappa. Non so se ci abbia mai giocato perché sono un livello 9, però devo dire che ragazzi sono veramente un pro, o almeno per queste prime volte che ci sto giocando. Mi trovo molto bene con il fucile d'assalto. Ok, team deathmatch, siamo con la nostra... Sì, ok, è stata la mia prima partita che ho fatto, è stata appunto qua. Missione giornaliera, come vedete ci sono pure le missioni, alla fin fine è un free to play. Quindi avanziamo. Il tipo qui davanti sembra che pattini, ma non è così, ragazzi. Mettiamo un po' più forte. Così lo sentiamo anche meglio. Adesso... Ok, siamo morti subito ragazzi. Nice, devo dire, veramente bene. Quanti siamo? 3 contro 3 per adesso. Sicuramente qualcun altro entrerà. Difatti, lo stanno facendo. Ok, come detto io so giocare grazie a CSGO. Anche se in questo momento sto facendo solamente figure di merda ragazzi. Ma purtroppo sto trovando il primo di loro che è livello 7. Quindi io dovrei essere tecnicamente più forte, visto che sono un livello 9. Ma non è così. Lanciamo la granata proprio alla cazzo di cane, perché questa mappa... No, mi sembra di averlo ucciso ragazzi. Ho fatto una grandissima figura di merda. Ok, assistito, vaffanculo. Il mio compagno è morto lì, quindi questo mi fa capire che ci sia qualcuno qui dietro. Vaffanculo. Come su CSGO ragazzi, stavo dicendo, si può crouchare ovviamente. Io utilizzo alt, non mi dite il perché. Ok, niente di che. Mi sento abbastanza nabbo oggi. Sarà che lo sono ragazzi, però. Ok, bella headshot. Prima kill dopo tipo 2 minuti. Quindi questo team deathmatch, vabbè, li conoscerete sicuramente, team deathmatch, sono tutti come tutti gli altri. Ok, stavo dicendo, sono come tutti gli altri, gli headshot, cazzo la bomba, perché alla fin fine si arriva a 5000 punti in questo caso, devi fare kill, eccetera, eccetera, niente di nuovo ragazzi. E adesso mi sono messo un po' camperato qui. Vaffanculo, assistito. No, da dietro. Va bene, ci sta. Camper di merda che sono, lo ammetto ragazzi. Intanto stiamo vincendo. Adesso siamo in parità, ce lo comunicano anche loro. Come vedete mi trovo molto meglio con la pistolina, visto che non ho fatto una kill con il fucile d'assalto ragazzi. E me ne scuso. Scusatemi, ma sono un po' raffreddato purtroppo ragazzi, quindi mi dispiace, diciamo così, mi dispiace, senza, diciamo così. Avanziamo per di qua, quindi si dovrebbe arrivare direttamente allo spawn nemico, nemmeno so parlare più in questi giorni ragazzi. Ok, sto facendo 5 kill, che non è male ragazzi, però come mi hanno insegnato, diciamo così, su CSGO, meglio cambiare posizione. Kill, headshot. Devo dare sempre un occhio da questa parte perché... Sono forti questi, sono forti, oddio, sono tutti livelli bassi. Forse il più livellato qua è il livello 9, sì, che sono io. No, il livello 24. Ok, c'è qualcuno e io croucho. Che non è vero che è croucho, ma so che stai per... Ci mancava il telefono, ragazzi. Mi mancava, ok, ho fatto la bastardata, ma ci stava. Bomba, quindi qua c'è qualcuno.
No, forse era del mio compagno, non lo so. Avanziamo, ragazzi. Dai, vabbè, ma se, cioè, sei peggio di me, camperi peggio di me. Come stavo dicendo, ragazzi, è come vi dirò sempre, in qualsiasi FPS, comunque, gioco, oltre alla mira, perché si deve saper sparare, la cosa più importante in un gioco sono i suoni. Vabbè, oltre questo colpetto così, come detto, sono i suoni, ragazzi, perché porca puttana, e anche vederci fa molto. Quello che non sto facendo io fino adesso. Ok, lanciamo una granata sempre al ragazzo. Si sa mai che c'è qualche kill. Oh mamma mia, mi sembrava un headshot, non è stato così. Anche con... scusatemi, con lo spray sono messo molto bene. No, stronzo. Vabbè, 4-1 sta vincendo il tedesco. Il primo dei loro, che non mi sembra molto forte, però. Il mio fucile d'assalto non sta facendo, diciamo così, molto. Questo cos'è? Ok, la mitraglietta che ti danno all'inizio del gioco. C'è nessuno. No, ragazzi, faccio schifo. Ok, sono molto più bravo con la pistolina, ragazzi. E adesso un po' me la tirerò, perché... arato da un tipo svedese con la K. Ok. Not problem. Il mio inglese, ragazzi. Quindi ogni personaggio, ragazzi, diciamo che ha le proprie abilità. Tipo, il mio personaggino ha questa abilità, tipo si teletrasporta. Vabbè. Che camper di merda. Certo, ci sono stato mezz'ora ad ucciderlo, però... niente, la mia mira oggi su questo gioco, ragazzi, non è proprio il massimo. Però la pistolina, ragazzi miei, fa il suo sporco lavoro. Siamo ancora secondi con 13 kill. Va bene così, alla fine stiamo vincendo. Che di qui non si ci può andare. Ok, forse non dovevo andare così avanti, ragazzi. Però mi sono peritato di morire. Devo dire che i team deathmatch sono molto lunghi. Cioè, non sono una cosa molto veloce. Cioè, alla fine si devono fare 5.000 punti, e se non sbaglio, tipo, si hanno 18 minuti per farne, una cosa del genere. Quello come cazzo ci è arrivato lì, non lo so. Ci stanno attaccando. Cioè, veramente, siamo noi a attaccare loro. Ok, headshot, non chiedetemi come io lo abbia fatto, perché, ragazzi, determinate cose non si possono rifare più di una volta. Da qui si va nel loro spawn, la cosa... mi piace particolarmente. Ok, camminiamo. Sta arrivando. Ok, il mio compagno dietro. Stava arrivando. Ora, la cosa che possiamo fare è buttare la bomba e andarcene, perché qui spawnano i nemici. E sinceramente, ragazzi, non vorrei morire, ma potremmo camperarcela. Cazzo, non ci vedo. Sono secondo, 100 di ping. Altra cosa, i server sono molto stabili, devo dire la verità. L'altro giorno sono entrato in un server nordamericano, cioè è andata benissimo, nel senso, sono riuscito a giocare a abbastanza... che cazzo è successo? Abbastanza bene. Il ping andava tipo tra i 100 e i 150, però devo dire è molto stabile. Che cazzo ci fa quello sopra il tetto? Non lo so. Quindi anche se si ha un ping, diciamo così, molto alto, devo dire che nemmeno si capisce che è alto il ping. Qualcuno mi sta sparando, ma non capisco chi è. Ok, era quello lì, mi sa. Oh yes. Però se state fermi a camperare, stronzi, è ovvio che... Ne ho troppi, ne avevo uno sul tetto che non so come cazzo si ci faccia ad arrivare lì. Ed uno giù che mi uccideva. Ragazzi, il tipo sul tetto... oh mio Dio! Che timing, questo è un ottimo timing. Lei non se l'aspettava, io nemmeno, quindi sono morto. Ancora il tipo svedese, che è qua, terzo. Devo dire che non è tanto scarso. Lo prendo, ma... oh yes, timing, cioè non timing, però
Va bene. A parte la mia faccia di cazzo quando mi concentro, ragazzi, perché sì, lo so perfettamente, è una grandissima faccia di cazzo quando mi concentro. Devo dire che no, non stiamo giocando male, cioè, o almeno stanno facendo tutto i miei compagni. Mettere qui a camperare un attimo. È sopra. È passato. Ok. Siamo a 4920, ragazzi. Noi siamo ancora secondi. Oh, eccolo. No, dai, mi hanno fregato. Aia. Oh, yes. Ultima uccisione di L, ragazzi. Quindi, ottimo. L'MVP ovviamente va a chi ha fatto più kill. In questo caso mi sa il mio compagno. Quindi, ragazzi, che dirvi? È un ottimo gioco, come detto, simile sia a skill, sia a Ghost in the Shield. Quindi, magari, se volete cambiare, volete avere... cioè, cambiare di cosa, perché sono uguali. Come gameplay, niente di più, niente di meno. Quindi questo gioco va in quella fascia appunto free to play, gratis, ma che comunque non fanno propriamente schifo. Non sto qui a dirvi tutto per bene il gioco, perché ragazzi non è una recensione, ma era un gameplay su questo titolo e magari farvelo conoscere. Io lascio al tipo che mi uccideva sempre, il master della stanza, ed esco. Quindi ragazzi, che dire, è un ottimo gioco secondo me. Niente raga, bella. Oh, gadget!